Secondo me dovrebbe... Bella raga. Ciao, però abbiamo preparato la torta. Ho fatto la merenda. Merendina? La merendina. Questa è la torta più buona del Giappone. Più costosa del Giappone. Molto bella. Dovete sapere una cosa? Che tutto questo è una grandissima illusione, perché è finta. No, è finta. Non lo sapevamo assolutamente. No. Che non ci sia di lezione. Ma dove l'hai presa, bro? Bro, quanto l'avrei pagata questa? $5. $5. È la torta più morbida del Giappone. È una torta d'apparizione. Ciao Marco, Marco Toi. Salutiamo Marco Toi. Ciao Marco. Questa cosa ci facciamo? Questa la mettiamo un attimo qui. E questa è carina, dai. E questa? Questa è una forchetta. Anche questa è di spugna. È forchetta. È di spugna. È Rob. Lo diamo a Chetta. Forchetta. Dai, bro. L'importante è che tolgo la sciarpa. L'importante è che ti ricordi dove l'hai passata. No. La sciarpa più lunga del Giappone. Questo è un Magia Vicenza. Black. No, però non ci credo. Ma l'hai rubata? No, guarda, c'è l'antitacchetto. Hai rubato la felpa. Non mi dire, ma è classico. Qua te lo metto. Divertente questa gag. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Blackpool, non sapevamo cosa fare, sono finite le bancarelle l'ultimo giorno. Non sapevamo cosa fare, la convention di magia più grande al mondo, non sapevamo cosa fare. No, è finita e purtroppo, aspettando il gala, abbiamo deciso di farvi vedere delle magie che abbiamo proprio comprato qui a Blackpool. Quindi ognuno di noi farà una nuova magia che non è mai uscita. È una gem. Ok. Siete pronti? Sì. Siamo pronti? Sì. Siete pronti? Proviamo. Chi inizia? Inizio io. Apro le danze. Ah, comunque lo sapete qual è il tasto preferito dagli alieni? No. Lo spazio. Molto bella. Carina questa, sì, dai. Sì. Ne avevo anche un altro, ma non me la ricordo. Ah, sembrava. Sapete dove si nasconde il formaggio? No. Faccio, sai dove si nasconde il formaggio? Sotto i letti. Perché poi si dovrebbe nascondere il formaggio? Vabbè, c'è anche qual è la mossa? La mossa Giovanni e Giacomo. Esatto. Vi faccio vedere una cosa un po' particolare. È un mazzo tagliato. Ho un mazzo tagliato. Per fare questo effetto ho bisogno di una carta, ok? E di questa piccola grande illusione. Guarda che vi faccio vedere. Qui si prende la carta e tipo questa è una fessura. E la cosa curiosa è che, essendo appunto una fessura, la carta può... Vabbè, ma sarà vuoto. Passare. Vabbè, c'è un taglio nel mezzo. Vabbè, però okay, vi faccio vedere una cosa assurda. Può fare anche al contrario. No. Vabbè, ragazzi, forato da una parte all'altra. Okay, tira. Bello, però. Bello, eh? Ci si diverte qui, eh? Prova anche tu, prova a inserirla. Sì. Ok? Fatto. Vai, tira. La cosa curiosa, sapete qual è? Qual è? Avanti. Madonna. No. Sapete, la cosa curiosa è che è tutta un'illusione, perché questo è un blocco di legno. Quindi come è possibile che è passato attraverso? Bellissimo. Come è possibile? Bello. Sempre bello questo. Carino questo. Bello, molto bello. Grazie per averci detto. Carino, no? Bello. Tocca, prova. Ah, è una grande, piccola grande illusione. Che bello. È stra-illusione. Ma non era quello di... Ciao Miranda, Calemorelli. Sì, però col mazzo di casa, esatto, più figo. L'ho fatto con... non è quello già Miranda? Sì, però secondo me questo è più figo. Facciala via. Come fa? È scappato, raga. È impazzito. Ma... Lo spacca tutti, l'hai preso. Com'è stato sto Blackpool, raga, per voi? Diciamolo. Figo. Dai, ci stava. Come sempre. A parte Bau. Sì, diciamo che conoscevamo un po' di più la fiera, c'era un bel po' di roba che conoscevamo. Non è che posso fare gli stand nuovi tutti gli anni, sono solo 10 anni che giocano. Però comunque sempre qualcosa di decente lo troviamo. Sta sempre al top. Io aspetto la battuta, poi se volete vi faccio un miracolo. Volentieri. Cioè, è un miracolo, raga. The real miracle. È un real miracle. Volentieri. Sempre è nuovo. Ok, vai. Sai che fa una foca che non sa nuotare? A mega? Quasi. A foca? Vabbè, dai. E tu? Siete pronti? Sì, partiamo con un miracolo istantaneamente. Sì, questo è un miracolo, è il gioco più bello della convention. Sei pronto al gioco più bello della convention? Sì. Allora, ho due cubi di Rubik. Yes. Uno. Non so se sono... Ha risolto uno mischiato. Ok. E questo sembra l'inizio di metà dei miei giochi, no? Sì. Oggi però... faremo una cosa impossibile. The impossible cube. Allora, Jack. Sì.
Parlo con te perché sei al centro, è più facile, ti rubo anche la sciarpa. Ruba. Perché quello che dovrai fare ora sarà mischiare il cubo sotto questa sciarpa. Ok. Per occhio, una cosa alla volta. Sì. Ti chiedo di tenere stretto tra le mani il cubo. Sì. Tieni stretto il cubo, con due mani. Con due mani. Ok. Te l'ho stretto. E ora, guardate, non c'è niente ovviamente nella sciarpa. Sì. Ti do quello risolto così puoi mischiarlo. Certo. Dall'inizio. E ti copro bene così, guarda. Ok. In modo che non vedano, si vede? No. Adesso, certo. Col cubo in mano. Sì. Tu dovrai decidere se fare due mosse, ok, due rotazioni, o sopra o sotto. Decidi tu. Faccio? Vai. Ok. Ora puoi fare altre due rotazioni, sì, o a destra o a sinistra. Ok, come voglio? Sì, vai. Adesso puoi girare il cubo in questo modo dove vuoi, così lo orienti da una parte diversa. Ok. E ancora una volta fai due rotazioni dove vuoi. Ok. Fai altre due rotazioni dove vuoi, ovviamente in un punto diverso perché sennò è come devi farle. Ok. Poi gira ancora dove vuoi. Fai ancora due rotazioni dove vuoi tu. Ok. Ruotalo ancora una volta dove vuoi. E adesso, se vuoi, fai due rotazioni, se no no. Ok. No, così. Okay, così è mischiato completamente. È possibile. Anzi, ora voglio farle. Sicuro? Sì. Falle. Questo cambia tutto? Questo potrebbe cambiare tutto. Oppure adesso, da sotto lì, muovi così il cubo e risolvilo. No, scherzo. Direi che è un po' difficile. No, no. Però tu hai mischiato quanto volevi. Sì. Hai addirittura orientato il cubo a caso. Come cacchio volevo. Dove volevi. Sì. Ti chiedo, tira fuori una mano da sotto la sciarpa e lascia il cubo sul tuo palmo. Ok. E quando te la senti, sì, tira via tu la sciarpa, così non tocco niente. Vado? Quando vuoi. Ma no, completamente risolto. 10. Il miracolo. È il gioco più bello della convention. Questo è il gioco più bello della convention. Stupendo. Eh? Non so se rendi quanto è forte in video questo. Cioè. Che figo. No, questo. Oh, raga, dal vivo è. Ecco, mi sono un miracolo. Tra l'altro, voglio sottolineare che siamo complici. No, no, zero. Assolutamente. Assolutamente. Ovvio. Beh, raga, spettacolare. Io volevo dirvi una cosa. Sapete, cioè. Ho pensato un po' a questa cosa qua, ovvero che Wolfgang Amadeus Mozart non è male, cioè come nome suona bene, è un bel nome. Questo però è bellino, questo è simpatico, questo l'ho preso. Però devo prendere una pentola e dell'acqua. Vieni qui, una pentola e dell'acqua. Però quanto è quotato che quando torna sbatte la porta? 100% perché 100%. Non si ricorda, perché non si ricorda. Scommettiamo tutto quello che volete. E poi tra l'altro si vede l'estintore che tiene la porta. le porte sono potentissime in questo appartamento. Se metti due panchetti le muove lo stesso, serve l'estintore. Entra secondo me tra 5, 4, 3, 2, 0. 100%. Grazie. Scritto! Ho messo tutto su di te. Eccoci qua. Eccoci. Allora, questo è il modo migliore per poterlo fare. Ma qui l'acqua costa 2 sterline e 30 e vuoi buttarla lì. Cosa puoi fare? Madonna, speriamo di non bagnare tutto. Ma sei impazzito? Mi si fa di testa. Allora, tu che sei mezzo studiato, no? Mezzo laureato in... Sì. Noi invece siamo stronzi. In archeologia, prima lui ha fatto l'uni. Ah, sì. Cioè, tu sai, no, che se io metto della carta sopra l'acqua, no? Sì. E la giro, cioè, sì, è una roba di fisica, no? Che roba di fisica. Speriamo bene. Però no, la fisica è l'acqua non esce, non esce, no? L'acqua non esce, no? No. Speriamo bene, ragazzi, che... Oh, figo. Bello, però. Allora, da te non ho letto bene le istruzioni. Sono sicurissimo. Però, bro, secondo me se schiocchi le dita abbasso un po' così almeno. Vai, però. Sta andando da. Se c'era Charizard. Meno male, l'ho tolto il Charizard. Bellissimo. Beh, devo dire bello.
Ho pagato 19 sterline. Gradisci dell'acqua, giusto, giusto. Cheat facce. Prende bene, eh? In bocca al lupo, brother. Grazie, oh, grazie. Shotogawa? Sì, tu. Shoot. Facci sognare. Gli occhi sono... Siamo lì. Sono lì. Dai, Stanley. Lo sai che i figli di Enrico Papi lo chiamano per cognome? Che fanno? Vai, che almeno sono un maledetto comico. Sei un maledetto comico. Infatti si vede che hai fatto un bel furtino. Sei anche un ladro. Sei anche un disonesto. Vabbè, dai, facciamo una roba. Cioè, non so se sono più capace, però provo con una moneta. Che è sempre la solita. Chi a scuola scheggia di tutti. Old school? Solita di sempre. Walkie Liberty, sì. Questo in particolare, non so se si vede, bro, è del 1942. Ok, e questo è il dorso. Te che magari le monete non le fai mai, c'è una bellissima aquila, sì. Ok, facciamo una roba, mi serve una mano di Jack e una mano di faccia. Provo, non so se può funzionare così. Una, due, tre monete. Interessante. Facciamo che, come sono arrivate le monete, ok? A parte, facciamo vedere per bene. Sono arrivate camminando. Però, come sono arrivate, proviamo anche a farle sparire, okay? Ok? Una roba del genere, non so se... E la prima va. Però per l'ultima... Voglio fare una cosa con Hyde, che so che le monete gli piacciono, ma non fa mai. Non le conosce, quindi ti uso sempre per gli esperimenti strani. Ok. Metti le dita così, come la pinzetta. Così. Stai più comodo con la forse sinistra. Con questa, forse con la sinistra. E pinzale ben strette in modo che così non possa. Ce le salde, ce le salde. Vede? Ora metti l'altra mano sotto, così. Sì, sì, come ad reggerle. Anche un pochino, anche un po' più alto. Lo sono davvero in ansia. Sì, sì. Così. Ok. No, è complicato. Pronto? Sì. Ti seguo, insieme. Metti le mani così. Cosa devo fare? Al 3, lascia cadere la moneta e la afferri nell'altra mano. Io urlo, ok. Pronto? Sì. Al 3. 1, 2, 3. Hai sentito qualcosa? Una moneta che... Io l'ho simulato con te per, insomma, come si dice? Per esserti vicino. Però proviamo. Le ho prese bene, hai visto? Tutte e due? Sì. Mi interessa. Apri lentamente. Non mi sa che l'altra l'ho preso. Chi a volte. Che facciamo con questo? No, ma anche basta, dai. Lasciamole, le lascio qui. Va bene così. Non hai perso. È una moneta magia. Questo è un Walking Liberty. Questo invece è un Running Liberty. Altro che quella roba che fa Hyde. Questo è il gioco più bello. Questo cos'è? Il gioco più bello della più bello di Blackpool. Guardate. Non so se si vedrà mai. Io lo comprerò. Ma stai per disegnare un antitaccheggio? Sì, guarda. Vediamo chi devo indovinare che cos'è. Un buco nero. No. Una palla. Un neo. No. Un occhio. Una sfera nera. Un puntino. Un'ape. Un coniglio. Oddio, ma come fai a vedere un'ape? E un coniglio poi? L'orecchio, bro. Guarda. Un fiore. Ah, un fiore, una margherita. Un fiore per loro. Ma sei un artista. Hai visto che roba? No, davvero bello. Cioè, questo è il centro del fiore, proprio. Ovviamente, no? Sì. E questa sarebbe la base, giusto, dal vostro punto di vista. Grazie, fiori in sì. Però sapete una cosa curiosa? No. È che il mago rende realtà. Porca troia. Pazzesco. Ma è bellissimo, bro. Bello. No, ma cazzo, mi sono bagnato i piedi. È tutto mezzo. Ma lo faccio. Faccio una sfida, in realtà. Cioè, mi è venuta in mente una cosa. Vai, arriviamo al momento. Mandala. Siamo carichi. Con i Pokémon. Qual è la cosa più rara all'interno del gioco dei Pokémon? Il Charizard che abbiamo trovato. A parte il Charizard che abbiamo trovato, l'oggetto più raro è la caramella rara. Certo. No, vabbè, a parte la Master. Ah, all'interno del gioco che ti gasi. Sì, la caramella rara. La Master. Forse è più utile. Ma il Master Ball alla fine non la usi mai. Avete mai usato una Master Ball? Fune di fuga, bro. No, è quella roba che quando sei piccolo sì, poi dopo capisci che non devi usarla. Beh, però che è ma è come barare. Cioè, quindi io mi sono chiesto, qua ho due Charmander, okay. Che è il Pokémon più scelto. Più Charmander. Non so se è più scelto di Blastoise. Sì, no. Se prima queste carte dobbiamo trovare dove è la caramella rara. Sì. Bellissimo, vai. No, guarda.
Bello, vai. Guarda, attenzione, caramella rara. Sì. Io dico centro. Centro. Bravi. Interessante. Vai a farci rivedere. Sei un truffatore. No, sono un truffatore. Scusate, non mi è uscita la mossa. Io ti dico sempre centro. No, ci ha affollato però. Ci ha fregato. Full head. Qui è lui, beh, destra, sì. Vabbè, ma lui... Bravo. Ok, certo. Allora, certo. Possibilità. Vabbè, lui è avvantaggiato. Più di più, di più difficile adesso. Vai. Mi sono perso. Anche io tantissimo. Io ti dico questa così a caso. Allora, io vedo okay. Questa. Bravi. Ovviamente poi, nel senso... Noi siamo maghi. Siete prestigiatori, no? Per l'ultima volta, se la caramella rara parte sul fondo e inverto le carte, dove la caramella è in cima, in cima. Bravi. Se inverto le carte, ovviamente dove passa la caramella rara? Sul fondo. Se inverto le carte, ovviamente dove passa la caramella rara? In cima. Però la caramella rara è l'oggetto più raro, quindi non è che dobbiamo dare per scontato che lo troviamo sempre. Bello! Bravo! Vi vogliamo bene e adesso dobbiamo mettere a posto tutto questo casino perché domani partiamo. Bello. Lasciamo Blackpool e questo meraviglioso appartamento. Ma che il gala? E dobbiamo andare al gala, raga. È iniziato il gala. Esattamente, possiamo anche. Ciao, raga.